Grazie a Casematte per questo invito. Sono molto contento di tornare qui a distanza di 4 anni e con questo nuovo lavoro sulle spalle, al quale più o meno quando sono stato qua 4 anni fa avevamo già cominciato a lavorare. Diciamo che Altai fu anche un libro scritto per prendere tempo rispetto a questo romanzo sul quale avevamo cominciato a ragionare, ma che avevamo capito avrebbe richiesto molto tempo per essere portato a compimento. Alla fine sono stati quasi 5 anni di lavoro per scriverlo e per portarlo, insomma, all'approdo finale, alla pubblicazione. Ci viene chiesto spesso come mai appunto ci siamo decisi a occuparci della rivoluzione francese, e la risposta è che abbiamo scoperto, grazie a tanti incontri come questo che amiamo fare in giro per l'Italia e non solo, che quasi tutti i nostri romanzi giravano intorno al concetto di rivoluzione, alle sue contraddizioni, e che in qualche modo fin dall'inizio ci siamo sforzati di raccontare la rivoluzione attraverso momenti storici differenti, con parole diverse, con personaggi diversi, ma in fondo il concetto e le aporie che volevamo analizzare erano sempre quelle. E quindi noi non l'avevamo fatto in maniera programmatica, questo non era qualcosa che avevamo deciso a tavolino, semplicemente è qualcosa a cui teniamo molto e sul quale continuamente riflettiamo, per cui probabilmente ci è venuto naturale affrontare questo tema all'interno della nostra attività di narratori. E ovviamente, insomma, preso atto di questo, ci è sembrato che fosse giunto il momento di affrontare la madre di tutte le rivoluzioni, insomma, quella che in qualche modo ha tracciato il segno, ha tracciato la direzione e ha anche posto una serie di questioni per la prima volta, questioni che poi sono diventati dei leitmotiv, dei tormentoni di tutti i momenti rivoluzionari nella storia dell'umanità, ma che nel corso della rivoluzione francese sono posti per la prima volta. E questa è una delle sensazioni che tra l'altro ci siamo portati dietro nel corso della scrittura e che tuttora portiamo in giro parlando di questo libro, cioè proprio la sensazione che di determinate questioni, di determinate contraddizioni, di determinate problematiche tra il 1793 e il 1795-96, tra il 1789 se vogliamo e il 95-96, si sia discusso per la prima volta nella storia dell'umanità. Davvero si ha la sensazione, andando a caccia di storie negli archivi, tra i documenti, della grande novità, urgenza, ma anche incapacità di trovare risposte nella precedente storia dell'uomo a determinate questioni, domande, problematiche che per la prima volta si ponevano. Ed è interessante leggere in questo senso anche chiaramente gli errori, i tentennamenti che i protagonisti della rivoluzione, i protagonisti diciamo più conosciuti ma anche quelli più sconosciuti, hanno compiuto, no? Era la prima volta che si cercavano risposte a determinate domande. E questo senso di urgenza, di novità, di scoperta, di ipotesi, che secondo noi è poi al cuore di qualunque rivoluzione finisce per porre questioni nuove, è quello che abbiamo cercato, insomma, di trasmettere nel nostro racconto. Quindi ci siamo occupati della rivoluzione francese perché appunto pensavamo fosse giunto il momento di andare alle origini di questa riflessione che conduciamo ormai da 15-20 anni e che nello stesso tempo è anche l'origine di molti dei concetti politici con i quali ci confrontiamo oggi e che alcuni
alcune persone, alcuni soggetti pretendono che siano superati, no? Basta pensare a destra e sinistra. Oggi va molto di moda definirsi né di destra né di sinistra, cosa che normalmente nella stragrande maggioranza dei casi fa parte di un discorso di destra, cioè chi dice di non essere né di destra né di sinistra di solito è di destra, come chi dice di essere neutrale quando c'è una situazione di oppressione di solito sta con l'oppressore, no? È abbastanza naturale, però ecco, questi concetti sono stati posti per la prima volta anche proprio come metafora spaziale, no? Del chi si siede a destra e chi si siede a sinistra durante la rivoluzione francese. Guardate che insomma la metafora spaziale non è priva di conseguenze, no? Rispetto al nostro modo di immaginare la politica. Per esempio il fatto che ci sia uno spazio da occupare al centro tra destra e sinistra, un voto da inseguire eventualmente al centro, è per certi versi anche una derivazione di questa immagine mentale spaziale che noi ci facciamo di questi due concetti politici. Probabilmente se avessimo utilizzato metafore differenti, probabilmente avremmo altri modi di concepire anche questa opposizione e le eventuali posizioni intermedie, no? E penso insomma, no, anche alla teoria degli opposti estremismi, per dire, che in qualche modo ha cercato di trasformare in un cerchio quel segmento con una destra e una sinistra, che era la metafora spaziale principale, diciamo, di riferimento della politica. Insomma, durante la Rivoluzione francese sono state anche definite appunto i modi di dire determinati concetti politici e i modi in cui si dicono le cose. È scontato, insomma, parlarne quando si parla di un romanzo, determinano il modo in cui poi le cose vengono pensate, no? Le metafore non ci servono il più delle volte per abbellire i discorsi, quelli, diciamo, sono le metafore che può usare un romanziere o un poeta, ma in tantissime situazioni della nostra vita utilizziamo metafore senza nemmeno accorgercene, che però determinano il nostro modo di pensare. Basta pensare a tutte le metafore che fanno riferimento alla contrapposizione tra alto e basso, o a tutte le volte che confrontiamo, diciamo, parliamo di moralità in termini di pulizia, il che ci fa, diciamo, attribuire alla sporcizia l'idea di immoralità, e cosa che determina poi il nostro modo di pensare, no? A ciò che è bene, a ciò che è male, in termini di pulito e di sporco. E non è un caso che poi magari salti fuori un sindaco che come prima decisione, prima spesa del suo mandato fa quella di pulire i muri di una città, no? Perché in fondo la pulizia diventa una metafora e quindi un simbolo e quindi un modo di pensare la moralità stessa. Ecco, quando ragioniamo in termini di destra e di sinistra dobbiamo anche considerare questo, insomma, come questa metafora struttura e limita alla fine anche il nostro modo di pensare alla politica, ed è una metafora nata durante la Rivoluzione francese. Ovviamente la Rivoluzione francese è un periodo storico iper raccontato, narrato in mille modi, è narrato anche da grandi romanzieri. Basta pensare a Victor Hugo con 93 o a Dickens con Il racconto di due città, per citarne soltanto due, ma poi c'è Scaramouche di Sabatini, c'è insomma letteratura migliore o peggiore, ma comunque insomma è stata raccontata in lungo e in largo, e di conseguenza uno si chiede perché si senta il bisogno di raccontarla ancora. Ecco, questo penso che abbia a che fare con il ruolo che la letteratura ha in generale e che la narrazione ha in generale sempre, e cioè quello di cercare trame e parole nuove per dire ciò che si pensa sia stato già detto. A volte, no, si fa questa affermazione perentoria per cui tutto è stato già raccontato, tutto è stato già detto, e di conseguenza niente merita di essere raccontato ancora.
da un lato mi viene da rispondere che vabbè, può darsi anche che tutto sia già stato raccontato, ma non è detto che tutto sia stato capito, e quindi magari insomma comunque vale la pena riprendere alcune questioni. Ma dall'altro lato siamo convinti che la letteratura e la narrativa a questo servano, a raccontare ciò che eventualmente è già stato raccontato in maniera nuova, con parole nuove e con trame nuove, perché altrimenti si rischia di raccontare sempre con le stesse parole, sempre con le stesse trame, con il risultato che anche ciò che c'è di più vero, in quanto abbiamo capito attraverso i racconti fatti nel passato, diventa banale. Si cita spesso insomma la frase attribuita a Goebbels, no? Secondo la quale se tu prendi una menzogna, la ripeti mille volte, la milleunesima volta ti sembrerà una verità. Però penso che sia altrettanto vera la frase opposta, cioè che se tu prendi una verità e la ripeti mille volte, sempre con le stesse parole, sempre nello stesso modo, alla milleunesima volta ti sembrerà una menzogna, ti sembrerà banale, ti sembrerà vuota, ti sembrerà una tautologia, qualcosa che non vale la pena di ripetere. E invece magari il concetto vale la pena di essere ripreso, ripetuto, ritrattato. E allora qui entra in gioco la letteratura, che può dare a un concetto che ormai sembra vecchio e svuotato e magari banale una nuova prospettiva, una nuova trama e nuove parole. Ed è questo che abbiamo cercato di fare con la Rivoluzione Francese, cioè trovare angolature che ci permettessero di raccontarla, punti di vista che ci permettessero di raccontarla in una maniera che la rendesse nuovamente avvincente, non già sentita, non l'ennesimo racconto della Rivoluzione Francese, ma qualcosa di nuovo. Ed è il motivo per cui ci abbiamo messo tutto questo tempo, perché appunto dovendosi confrontare con tanti racconti, trovare l'angolatura o le angolature giuste e le parole nuove per dirle non è stato per niente facile, almeno per noi non è stato affatto facile. Abbiamo, a differenza di altri romanzi scritti collettivamente, deciso di inventare di più in questo romanzo, soprattutto a partire dai personaggi che ci hanno fornito i punti di vista alternativi con i quali abbiamo raccontato questo periodo storico. In quasi tutti gli altri esperimenti e risultati, diciamo, in quasi tutti gli altri romanzi storici che abbiamo prodotto, almeno uno dei protagonisti, più di uno dei protagonisti, erano personaggi realmente esistiti, che avevamo trovato negli archivi, che avevamo magari narrativizzato, in qualche modo reinterpretato, no? Dei quali avevamo fornito una lettura narrativa, perché anche la narrativa è uno strumento di indagine, no? Si può indagare un personaggio storico con gli strumenti dello storico, facendo ipotesi, formulando tesi, e lo si può fare con gli strumenti della narrativa, cercando di raccontarlo. Quasi sempre avevamo scelto appunto personaggi che trovavamo negli archivi e che già erano adatti a mettere in una nuova prospettiva il periodo storico che volevamo raccontare. Penso a Q, dove il protagonista di fatto è una specie di coacervo, di collage di tanti personaggi storici realmente esistiti. Ovviamente non sono stati la stessa persona, come raccontiamo in quel romanzo, però le singole identità le abbiamo trovate nei documenti. Penso a 54, dove due almeno dei personaggi principali, Cary Grant e Josip Broz Tito, sono realmente esistiti, anche se di Cary Grant raccontiamo un periodo particolarmente sconosciuto e poco mappato dai biografi della sua vita. Asce di guerra addirittura, diciamo, ha tutto un filone che è basato sulla vita di un personaggio, di un individuo, di una persona con il quale abbiamo scritto direttamente il romanzo e che narra la sua esperienza di vita.
Manituana metteva sulla pagina questi capi Mohawk come Joseph Brant, come Molly Brant, come la famiglia Johnson dalla parte inglese, che appunto erano indiani americani che avevano combattuto dalla parte di Re Giorgio, quindi diciamo dalla parte del tiranno contro il quale si ribellavano i ribelli americani. E accanto a questi personaggi avevamo costruito un altro personaggio invece inventato, che era Philippe Lacroix Ronatarionte, che invece non era presente negli archivi. In questo caso, e si potrebbe continuare, in questo caso dell'Armata dei Sonnambuli, i protagonisti, quattro protagonisti, se vogliamo cinque, ma insomma i quattro protagonisti della storia sono tutti personaggi inventati, che abbiamo dovuto inventare proprio per avere delle ipotesi narrative da infilare dentro alla rivoluzione. Cioè il gioco è stato questo: prendere la rivoluzione come se fosse appunto un contenitore, diciamo così, come se fosse una reazione chimica, e aggiungerci alcuni reagenti creati a tavolino, creati in provetta, in laboratorio, una goccia dopo l'altra, fatti in un certo modo, con determinate caratteristiche che ci sembravano interessanti, e vedere come il composto reagiva a questa intromissione, diciamo, del fantastico, del fittizio, dell'inventato dentro al contesto storico. Diciamo spesso che questo è un romanzo nella Rivoluzione Francese, non sulla Rivoluzione Francese, perché appunto abbiamo infilato dentro alla Rivoluzione Francese, dopo esserci molto documentati, come sempre, insomma, sull'ambientazione, sullo scenario, delle ipotesi narrative, delle figure di totale invenzione, ovviamente cercando di fare in modo che fossero verosimili, per vedere di nascosto l'effetto che faceva infilarle appunto nel contesto della rivoluzione. Adesso a posteriori si potrebbe dire che le abbiamo scelte in maniera, diciamo, molto consapevole, attendendoci determinati risultati, perché volevamo dire determinate cose, affrontare determinati argomenti e temi. Però in realtà non funziona così. In realtà appunto la narrazione è un metodo di ricerca con il quale, attraverso l'intuizione che alcuni temi trasformati in personaggi possono essere, diciamo, strumenti di indagine interessanti su un certo periodo storico, si utilizzano quei personaggi per vedere che cosa potrebbe essere stata la rivoluzione, quel periodo storico vissuto da quei determinati personaggi. E quindi si fa in sostanza appunto una ipotesi controfattuale, no? La narrazione nasce sempre da un condizionale controfattuale. Che cosa sarebbe potuto succedere se Marie Nosière, Orphée d'un Blanc, Auguste Laplace, Leo Modonesi fossero realmente esistiti e avessero vissuto per le strade di Parigi? Che cosa succederebbe se, qualunque narrazione la possiamo ricondurre a questa domanda, no? A questa che Gianni Rodari chiamava ipotesi fantastica. Che cosa succederebbe se un uomo si svegliasse un mattino dopo una notte popolata da incubi, trasformato in un orribile insetto? E da lì uno, come Kafka, scrive la Metamorfosi. Ma qualunque racconto pone un'ipotesi fantastica, un'ipotesi controfattuale, no? Qualcosa che inciampa la realtà così come accade normalmente, che inciampa la norma. Di fatto la narrazione è sempre rendere strani intrecci familiari. Se io vi racconto, presentandola come una storia straordinaria, che sono andato al ristorante, ho preso in mano il menù, ho scelto una pietanza dall'elenco di quell'elencato, ho chiamato il cameriere mi ha portato il piatto che avevo richiesto, ho pagato e sono uscito, non c'è nessuna storia da raccontare, no? Voi mi chiedete: ma che cacchio racconti? Che cosa c'è di
che valga la pena di spendere delle parole per raccontarlo. E questo perché quello che vi ho raccontato è lo schema perfettamente normale in cui accadono normalmente gli eventi, no? È la norma. Invece una narrazione nasce sempre dalla violazione di una norma, quindi dal fatto che io magari sia andato via senza pagare, oppure che il cameriere mi abbia portato tutt'altro rispetto a quello che avevo chiesto, oppure che io abbia chiesto qualcosa che non c'era nel menù, magari un piatto di chiodi, perché vi voglio raccontare che sono un fakiro e sono alla ricerca di un ristorante che serva chiodi, oppure qualche altra stranezza rispetto al contesto che ho raccontato. Se tutto funziona esattamente come deve funzionare, non c'è storia. Quindi per certi versi la narrativa è sempre una sovversione, no? È sempre sovversiva, introduce sempre un elemento di inciampo dentro all'ordinarietà. E nel caso di questo romanzo gli elementi di inciampo sono questi personaggi che non sono realmente esistiti, con queste caratteristiche, che quindi ci servono per formulare un'ipotesi fantastica. Ipotesi fantastica, domanda però rispetto alla quale non avevamo già una risposta, altrimenti forse non avremmo neanche scritto il romanzo. Quindi oggi io mi rendo conto che a volte nel fare le presentazioni e gli incontri come questi, insomma, ci facciamo prendere la mano dall'idea che in qualche modo ci aspettassimo già determinati risultati, e che quindi appunto l'esperimento sia stato costruito per verificare un risultato atteso, come a volte accade nella scienza. Invece no, era una domanda del tutto aperta e la narrazione ci è servita a rispondere, e scrivere questo romanzo è stato divertente perché non conoscevamo la risposta. Allora, per toccare, diciamo, uno degli argomenti che ha introdotto Enrico all'inizio, si può parlare di uno di questi personaggi, che è un attore, è italiano, viene da Bologna, ogni tanto si produce in esclamazioni prese dal dialetto felsineo, che secondo la vulgata della mia città somiglia molto al francese, cosa che non è per niente vera, ma insomma ci sono fior fior di barzellette sulle somiglianze tra il bolognese e il francese che si riducono a pochissima roba, ma comunque. Questo attore bolognese è andato a vivere a Parigi sulla scia di Carlo Goldoni. Goldoni, il grande commediografo italiano, che aveva cambiato le regole, quindi fatto una rivoluzione dentro al teatro, nella stessa commedia dell'arte, modificando proprio l'approccio con cui venivano recitate quel tipo di commedie e costruite e scritte. Si era trasferito a Parigi e da molto tempo, quando scoppia la rivoluzione, vive a Parigi, e grazie a una pensione dell'Ancien Régime, quindi che gli è stata garantita dal re. Il nostro attore, anche lui negli anni 80 del Settecento, nei primi anni 80 del Settecento, si è trasferito a Parigi appunto sperando di far fortuna come l'ha fatta Goldoni. In Italia non è riuscito ad arrivare al successo, anche perché, diciamocelo, come attore è abbastanza mediocre, molto pieno di sé, molto convinto di avere chissà quali doti, ma in realtà non un grande attore. Si è trasferito a Parigi, ha cominciato a recitare e si è accorto presto che nemmeno a Parigi lo aspetta il successo. Peraltro, in seguito alla rivoluzione, il suo mentore, il suo esempio, Carlo Goldoni, muore in disgrazia, perché la rivoluzione, avendo rotto con l'Ancien Régime, rompe anche con le pensioni dell'Ancien Régime, quindi Carlo Goldoni si ritrova senza una lira, senza un soldo in tasca, vecchio, ormai mezzo cieco, e muore poche settimane dopo che il popolo di Parigi esulta perché è stata tagliata la testa a Luigi Capeto. Quindi il re di Francia e il re del teatro italiano muoiono a due settimane di distanza. Il nostro protagonista, uno dei nostri protagonisti, Léo Modonesi si chiama, ma in Francia si fa chiamare Léo Modonet, si rende conto che anche per lui è venuto il momento di un cambiamento.
è che nel chiuso dei teatri, nel chiuso dei palcoscenici, non è riuscito a trovare il successo, ma che ora la rivoluzione gli offre un palcoscenico più vasto. Perché la rivoluzione, in fondo, dal suo punto di vista, è un nuovo teatro nel quale tutti possono recitare, e lui per primo, insomma, saprà recitare, saprà trovare il suo posto. E così come gli oratori e i deputati della convenzione, di quello che era sostanzialmente il Parlamento della Repubblica Francese, rappresentano il popolo con i loro discorsi politici, così questo attore si convince di poter rappresentare il popolo in maniera teatrale. Scopre in qualche modo che c'è un legame intimo, originario, profondo, tra la rappresentanza e la rappresentazione, tra l'idea di rappresentare il popolo politicamente, cioè appunto come deputati eletti dal popolo, cosa che accadeva per la prima volta nella storia di Francia, per cui appunto c'erano individui che con i loro discorsi, con le loro prese di posizione, rappresentavano in senso politico coloro che li avevano eletti, mentre prima di allora era fondamentalmente il corpo stesso del re che rappresentava spiritualmente la nazione, la Francia, no? E Leo si rende conto che la rivoluzione ha aperto, diciamo, questa possibilità di rappresentare il popolo, ma anche in senso teatrale, e quindi si ripropone di rappresentare il popolo per le strade di Parigi, non più in senso politico, non quindi attraverso, diciamo, una delega politica, una elezione, ma attraverso l'azione diretta. Quindi immagina che il popolo abbia delle richieste, delle istanze, dei desideri, e immagina di poterli interpretare come attore sulla scena della città. Il popolo vuole che un determinato tipo di individui venga punito, venga terrorizzato. Il popolo chiede la pena di morte per gli accaparratori dei beni di prima necessità, per coloro, per i monopolisti, diremmo oggi. Ebbene, Leo Modonesi, mascherato, quindi con le fattezze di un supereroe in maschera, punirà, spaventerà, terrorizzerà questi nemici del popolo. Perché lo fa? Intanto per brama di fama, di successo, di palcoscenico, per egocentrismo smisurato, questo non va dimenticato mai. E dall'altra parte perché pensa di fare così un servizio al popolo, che non può agire contemporaneamente come un sol uomo e di nascosto. Cioè, se agisce come un sol uomo, inevitabilmente è molto visibile, perché manifestazioni popolari, adunate popolari, sono ovviamente immediatamente note al potere. Invece un uomo in maschera può rappresentare i desideri del popolo, agire come un sol uomo, perché è un sol uomo, e peraltro non farsi beccare, non farsi vedere. Quindi lui di notte assumerà il compito di tradurre in azioni i desideri del popolo. Si farà dare liste di coloro che il popolo dei sobborghi di Parigi vuole colpire, e andrà a colpirli di notte, mascherato e inafferrabile. Ovviamente questo però pone dei problemi legati anche proprio alla questione della rappresentanza e della rappresentazione. Perché appunto se da un lato i rappresentanti politici del popolo prendevano già allora lezione da attori, lezioni di oratoria, di dizione, di gestualità sul palco, no? Un rappresentante del popolo in senso teatrale a un certo punto si pone invece il problema di qual è il suo legame politico con il popolo che vuole rappresentare, no? È costituito soltanto da questi bigliettini che gli vengono scritti con i nomi delle persone da colpire? Che senso ha la sua azione, no? In che cosa si traduce?
E poi a un certo punto interviene un'attrice più brava di lui, un supereroe migliore di lui, a interpretare, a rappresentare il popolo, ed è la ghigliottina, che di fatto toglie parte del lavoro al nostro supereroe. Il popolo di Parigi per molto tempo chiede la pena di morte per gli accaparratori, per coloro che tenevano da parte i beni di prima necessità per farne lievitare il prezzo in maniera artificiale, poi rivenderli o al mercato nero o in maniera diciamo nei mercati a un prezzo più alto. A un certo punto il popolo di Parigi ottiene la pena di morte per gli accaparratori e ottiene che venga imposto un prezzo massimo sulle derrate di prima necessità. Qui è interessante, diciamo, aprire una breve parentesi, perché studiare la Rivoluzione francese, andare a interrogare l'archivio, costruire questi personaggi, ci ha fatto scoprire, diciamo, confrontandoci con un archivio in qualche modo più ricco dello stereotipo che ci è stato consegnato sulla rivoluzione, con il rapporto tra le richieste del popolo di Parigi e i suoi rappresentanti, quelli che oggi consideriamo in qualche modo gli estremisti, no? I Robespierre, i Marat, i Saint-Just, quelli che ci sono stati raccontati come quasi degli antesignani del totalitarismo, dello stalinismo, addirittura in una famosa quanto bislacca interpretazione di De Felice, Robespierre sarebbe un antesignano del fascismo, sarebbe una sorta di Mussolini ante litteram, si volevano ascrivere anche quella tradizione lì, no? Il rapporto tra le richieste popolari e questi rappresentanti politici del popolo è interessante, perché appunto mette in crisi l'idea che molti di noi, noi per primi, che ci siamo messi a studiare queste cose, ci siamo fatti di queste figure. Il popolo di Parigi a un certo punto chiede a gran voce un massimo sul prezzo dei beni di prima necessità. Massimo sulla farina, non la si può vendere a più di un certo prezzo, sul pane, sul sapone, sulle candele, e alcune donne dei sobborghi popolari chiedono che il massimo venga esteso a tutto. Dicono: vabbè, ma ok, certo, il pane per prima cosa, la farina, le candele, il sapone, però perché non lo zucchero, perché non la vaniglia? Perché i beni di lusso devono invece potersi comunque vendere a un prezzo elevato, no? Se abbiamo detto che c'è legalità, ci deve essere un'uguaglianza anche rispetto ai piaceri. Se queste sono sostanze superflue, di lusso, che danno piacere, vabbè, però perché se le deve poter comprare soltanto chi ha molti soldi, no? Anche queste devono essere alla portata del popolo. Non vogliamo soltanto farina e libertà, vogliamo anche zucchero e libertà. Comunque il popolo di Parigi chiedeva sostanzialmente di pianificare i prezzi delle sostanze. E la cosa sorprendente è che la risposta dei Marat, dei Saint-Just e dei Robespierre fu per lungo tempo che questo non si poteva fare. E non si poteva fare per due motivi. Il primo è il rispetto della liberté, cioè della libertà, e in particolare della proprietà privata. Robespierre a un certo punto scrive che se uno su un campo di sua proprietà produce del grano, e poi non lo puoi obbligare a vendere quel grano al prezzo che stabilisci tu. Quel prezzo deve essere libero, lui deve essere libero di utilizzare quel grano come meglio crede. Lo vuole stivare in un magazzino per far crescere il prezzo, ci sarà qualcun altro che lo vende a un prezzo più giusto e che quindi poi fa marcire quel grano, e quindi quell'individuo avrà già la sua punizione nel suo comportamento di monopolatore, come si diceva allora. E qualcuno interveniva invece dicendo: no, la proprietà privata
non la si può utilizzare, e la liberté non può essere la liberté di affamare qualcuno, e la proprietà privata non può essere utilizzata per fare il male di qualcuno. La proprietà privata è comunque in funzione del bene comune. Tu amministri quel bene, che in realtà è di tutti, però lo devi fare, diciamo, in vista di, un bene generale. Se non usi bene della tua proprietà, ti si deve costringere a usarla bene. E quindi, diciamo, già emerge una contraddizione fondamentale tra libertà e uguaglianza, e tra uguaglianza e proprietà privata. Il secondo motivo, appunto, che Robespierre adduceva per non mettere un prezzo massimo, era che liberté voleva dire anche libero mercato, che quindi appunto i prezzi dovevano essere liberi di essere determinati dalla domanda e dall'offerta, e che appunto chi poi poneva un prezzo ingiusto veniva punito dal mercato stesso. E questo, insomma, è abbastanza strano se lo pensiamo in bocca a Robespierre, no? per come ce lo hanno raccontato. A un certo punto però il popolo di Parigi ottiene ciò che aveva richiesto per molti mesi: pena di morte per gli accaparratori, prezzo massimo sui beni di prima necessità, cosa che poi determinerà un altro genere di problemi. Però per stare sugli accaparratori, quando la ghigliottina comincia appunto a punire questi nemici del popolo, o supposti tali in alcuni casi, il nostro supereroe si ritrova senza lavoro. Dice: vabbè, a questo punto che faccio io? È arrivata un'attrice più brava di me, salita sul palco un'attrice più brava di me, io volevo appunto rappresentare il popolo meglio dei suoi rappresentanti, ora che i suoi rappresentanti invece hanno ascoltato il popolo e il popolo ha ottenuto ciò che voleva in maniera così brillante, con un macchinario, con un deus ex machina proprio in termini teatrali, no? Che è sceso, è calato dall'alto a garantire al popolo ciò che chiedeva, io mi ritrovo di nuovo senza lavoro. E così, insomma, Scaramouche, che è il nome di battaglia di questo personaggio, il suo nome da supereroe, scoprirà le contraddizioni del legame tra rappresentanza politica e rappresentazione teatrale, e si renderà conto, grazie anche all'incontro con un altro protagonista, la protagonista femminile del romanzo, che uno da solo non basta, che di fatto l'errore era quello di pensare che appunto un attore solo potesse soddisfare le richieste di un intero popolo, no? Potesse incarnarle e metterle sulla scena e rappresentarle al meglio attraverso un'azione teatrale, che chiaramente poi pone il problema se possa farcela un rappresentante politico, no? Laddove appunto non ce la fa uno da solo, un attore solo a rappresentare tutto un popolo, ce la può fare appunto un deputato, o anche 10 deputati o 100 deputati. Scaramouche, il nostro protagonista, si rende conto appunto che uno da solo non basta, che serve quantomeno una piccola compagnia, insomma, per sconfiggere i nemici del popolo. Ecco, questo, diciamo, qui concludo, perché non posso chiaramente attraversare con altrettanta profondità gli altri temi, gli altri protagonisti del romanzo, che, diciamo, a livello tematico, solo per citarli, sono da un lato appunto la questione di genere, e di conseguenza il punto di vista e il ruolo delle donne nella rivoluzione, che a nostro parere è stato sottoraccontato, e quindi abbiamo cercato di trasformarlo in un personaggio femminile, insomma, sufficientemente complesso da rendere conto di questo, di questa, dell'esistenza, insomma, dell'azione delle donne dentro alla rivoluzione. E l'altro tema è quello del magnetismo animale, di questa strana forma di terapia, e quindi della salute e del rapporto tra salute pubblica e salute privata, salute pubblica e salute individuale. Ma insomma, sarebbe più lungo andarci dentro. Però ecco, questo era un esempio per dire
come abbiamo costruito i vari personaggi, come abbiamo cercato di farli reagire con la rivoluzione, come attraverso questi reagenti abbiamo cercato di far emergere le contraddizioni della rivoluzione francese, ma di ogni rivoluzione in generale, appunto legate per esempio alla questione della rappresentanza, ma poi appunto lo stesso si potrebbe dire per la questione di genere, l'incapacità dei rivoluzionari di rivoluzionare se stessi, no? E quindi la difficoltà poi di portare la rivoluzione anche dentro di sé in qualche modo, la difficoltà di rivoluzionare appunto e di tradurre in termini di uguaglianza la questione della salute, dello star bene, del corpo politico sano e del corpo individuale sano, insomma questo rapporto. È la contraddizione poi fondamentale di tutte le rivoluzioni, che sta nel fatto che la rivoluzione è un divenire, ed è rivoluzione finché è un divenire, e però è un divenire che inevitabilmente diventa statico, no? Cioè che inevitabilmente prima o poi tende a depositarsi e quindi tende a non essere più rivoluzione. Quindi la contraddizione fondamentale poi è questa, insomma, no? Che la rivoluzione è tale finché è in movimento, nel momento in cui si ferma di fatto non lo è più, e però può cercare di mantenere anche dentro a quella stasi l'eredità del movimento che ha appena vissuto. Ecco, questa è la difficoltà fondamentale, no? Prima insomma, nelle parole di Enrico leggevo un po' una tendenza che ci può stare alla lettura del nostro romanzo anche in termini in fondo di una rivoluzione che è stata sconfitta, certe istanze si sono arenate, no? E noi raccontiamo anche la reazione termidoriana terribile nei confronti dei giacobini, l'assalto ai club dei giacobini con conseguente chiusura di quel club perché turba l'ordine pubblico, no? In realtà in quel momento erano le vittime di un assalto squadrista sostanzialmente, ma vengono colpiti come coloro che hanno creato il disordine, no? Però ecco, il nostro romanzo vuole tentare di essere anche una lettura su che cosa poi rimane invece della rivoluzione quando inevitabilmente la rivoluzione si ferma, quando la reazione alza la testa, però è innegabile che molte cose dalla rivoluzione francese sono giunte fino a noi, e sostanzialmente il giorno che in Francia si è festeggiato ieri è un giorno in cui si può affermare che qualche volta si può anche vincere, no? Il 14 luglio, e pur con tutte le deviazioni, le cose che si sono perse per strada, l'avvento di Napoleone, la restaurazione, il congresso di Vienna e tutto quanto, tuttavia i nostri romanzi, ecco, sono romanzi sulla rivoluzione, sono romanzi su che cosa in fondo fa perdere momento alla rivoluzione, ma anche su che cosa riesce a sopravvivere e come si fa a farlo sopravvivere, come si fa a fare in modo che qualcosa della rivoluzione vada sempre oltre anche l'eventuale sconfitta della rivoluzione stessa, no? Riesca a passare al di là. Quindi da questo punto di vista non sono romanzi sconfittisti, sono romanzi che parlano di come si va oltre la sconfitta, oltre la chiusura di una fase, per consegnare, diciamo, anche a un tempo futuro un fiammifero che incendi nuove praterie, no? Una fiaccola che in qualche modo illumini la notte per qualche altra ora.